Buongiorno a tutti ed eccomi qui a parlare di The Voice, andato in onda martedì sera alle 9:30 su Rai 2. Non vi sto a parlare di tutti gli artisti, ma di quelli che a me hanno colpito maggiormente. Allora, iniziamo col primo talento, artista, come volete chiamarlo. Io parlo di talenti qua, perché non parlo di talenti, nel senso, vi ricordo in un video che avevo fatto, parlando di The Voice, che chi è un vero talento non va a fare questi programmi televisivi, però mi soffermo qui, ne parlerò, ne approfondirò il discorso un'altra volta. Parliamo appunto di Ilaria. Ilaria genere rap, a Morgan è piaciuta, infatti ha detto tu hai spaccato, e infatti è vero, è stata veramente veramente molto brava. Morgan però ha sottolineato: quando si fa una produzione discografica lo si fa perché si è un talento, e io su questo allora non so se dargli ragione oppure no riguardo a quello che io penso sui veri talenti, perché mi riferisco a un discorso che aveva fatto appunto Red Ronnie su queste trasmissioni, dicendo che i talenti, questi programmi televisivi, uccidono la vera musica, e su quello tante volte gli posso dare ragione. Vabbè, lui si riferiva a Morgan a questa cosa, nel senso che cercava di spingere Ilaria a scegliere il suo team. Infatti gli ha detto: io ho un genere di musica diverso, stile di genere di musica diverso dal tuo, ma sono anche in grado di fare, insomma, le ha fatto capire così, di seguire anche il tuo genere musicale. E però io su questo posso dire sì, è vero, perché comunque un buon coach, un buon insegnante deve avere un ampio spazio, cioè deve conoscere la buona musica, cioè un insegnante buono, un buon giudice, un buon talent scout, parlando anche dei talent scout appunto, deve conoscere, avere tutti i generi musicali, non si può soffermare solamente a un genere musicale. Infatti Guèpè Gueno purtroppo non è che sia limitato, nel senso, lui fa il suo genere, fa il suo stile e la sua musica è quello. Però parlando è, tra virgolette, è un po' limitato, perché non spazia, non va oltre. Vabbè, parliamo del secondo artista. Il secondo artista si chiama Beatrice, in arte Tris, e niente, ad essere sincera a me non mi è piaciuta, nel senso che non mi ha espresso niente quanto ha cantato, perché ripeto ancora che un cantante quando deve cantare deve esprimere, deve portare emozioni a chi l'ascolta, e invece lei assolutamente per me è stata un po' zero. Anche infatti Morgan le ha detto, le ha fatto capire che non gli è piaciuta, infatti gli ha detto: ma oltre, vabbè, Gigi D'Alessio ormai è fissato, a tutti i cantanti gli chiede se sanno cantare in italiano, perché purtroppo, ribadisco, siamo a The Voice of Italy e purtroppo vengono tutti questi artisti a cantare in inglese. È un po' una tristezza, perché dove è finita la buona musica? Dove è andata la vera musica? Infatti Morgan le ha chiesto a Beatrice: ma genere musicale dei grandi classici, dei grandi musicisti tipo Modugno, Gino Paoli, Tenco, no? Cioè non canti questo genere? Poi gli ha anche detto: Dante, Petrarca, cioè gli ha fatto capire, conosci questi personaggi? E lei gli ha detto, gli ha fatto dire: no, sì, li ascolto, ascolti Dante e Petrarca, è un mio pensiero un po' così. Si vede la mia mano, cioè, che riflette l'ombra, perché ho il faro puntato nell'occhio e quindi ho l'ombra della mia mano, ma è una mia cosa che stavo dicendo adesso, una mia stupidata che ho notato mentre avendo la luce lì. E poi un'altra cosa, quindi insomma, se tu giustamente, Morgan gli ha detto a Beatrice, ovvero Tris, in arte Tris,
ti manca una base. Infatti, a mio avviso, se tu non hai una buona base musicale, non sei a conoscenza dei grandi artisti, appunto riferendomi a Modugno, Tenco e Gino Paoli, è assai difficile farsi avanti, andare avanti, perché comunque un buon cantante, un buon artista, qualunque genere che lui faccia, che svolga, deve essere a conoscenza, riferendomi al discorso che ho fatto prima, di tutti questi bravissimi cantautori, se no rimani limitato, anche perché un giovane cantante, un neoartista, parliamo di artisti, man mano crescono, cioè si parte da un livello zero e si arriva sempre più, come se si scalasse una montagna e si può arrivare alla vetta più alta. Terzo artista, Domenico, che ha cantato un suo inedito, un suo brano, un cantautore di 21 anni, il suo brano si intitola La solita musica, infatti è un bel brano, molto orecchiabile, a me è piaciuto molto, infatti quest'anno The Voice volevo sottolineare, come ha detto Simona Ventura, cioè la novità di portare infatti gli inediti che una volta non si poteva portare sui propri brani. Ultimo cantante è Valerio, un cantante lirico di 38 anni e che dire, ha spaccato, ma ha spaccato veramente le casse dello studio, bravissimo. Vi consiglio, se volete andare a vedere questi quattro cantanti di cui vi ho parlato, no, io vi consiglio più che altro di andare a vedere Domenico col suo brano, col suo pezzo e Valerio e anche naturalmente Ilaria. E io qui posso concludere il video anche perché è la quinta volta, settima, ottava, nona volta che ho fatto il video perché mi sono dovuta interrompere. Prima perché ho fatto le mie papere e secondo perché c'erano i cani che abbaiavano. Cioè, infatti sto ormai, ho preso gli appunti, ormai tra un po' lo sapevo a memoria il discorso che dovevo fare, no? Vabbè, non vado oltre perché sono già 7 minuti di video e vi saluto tutti e alla prossima!